Negozio Mai e abbigliamento nel cuore del centro storico di Perugia. Da 20 anni facciamo dell'attenzione alle vostre esigenze il nostro tratto distintivo. Vi consigliamo nella scelta dell'abbigliamento per le vostre occasioni speciali o per il vostro quotidiano. Da Maia potete trovare abiti fino alla taglia 46, borse, collant ed accessori per completare i vostri outfit. Ci trovi in piazza Matteotti 42, nel centro storico di Perugia. Potete seguirci sulle pagine Facebook Maia Abbigliamento Perugia e Instagram Maia Perugia. Raccontano molto delle persone e spesso la loro bellezza dipende dal proprio stato di benessere. Noi crediamo che il nostro corpo sia il bene più prezioso, che va curato e rispettato. Per questo abbiamo scelto la natura come il nostro fedele alleato. Naturalmente ha trasformato in prodotti di altissima qualità tutti gli ingredienti che la natura ci offre, dagli oli vegetali, gli oli essenziali, gomme e cere, fiori, piante e radici. Tutti i nostri trattamenti sono altamente tollerabili e anallergici, privi di petrolati e parabeni e soprattutto rigenerano la naturale struttura del capello. Siamo specializzati nella ricostruzione profonda del capello e nella rigenerazione delle anomalie cutanee. Seguiamo i clienti nelle migliori soluzioni con consulenza e programmi personalizzati anche online. Tutti i prodotti naturalmente sono realizzati con packaging ecosostenibili e riciclabili. Ciascuno di voi può acquistare i prodotti direttamente nel nostro salone o seguendo la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Io sono Marta Taglioni e questa è la vostra Spa per Capelli. Natura e scienza, le migliori soluzioni della vostra bellezza. Il programma è presentato da Thank you.
Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata della rubrica Trame dantesche realizzata in collaborazione con il professor Rodney Loca, docente di filologia italiana Università degli Studi di Enna Core. Grazie professore, ormai è sempre con noi. Con molto piacere. Professore, questa rubrica tratta le grandi tematiche nella Divina Commedia. Oggi parleremo di trama francescana. Faccio una premessa. Il professore è uno studioso di francescanesimo, quindi vorrebbe dire due parole a riguardo. Definirsi studiosi del francescanesimo è un programma già di per sé. Sono diversi anni che mi occupo di francescanesimo come forza motrice, forza culturale in seno appunto ai primi secoli della letteratura italiana. A partire appunto dallo stesso San Francesco, quindi le mie pubblicazioni sul Cantico delle Creature, abbiamo anche dedicato una puntata proprio al Cantico, ormai primi di Natale. Poi ovviamente Dante Alighieri, di cui parleremo oggi, la trama francescana è un bratile ma sempre costante, sempre dietro le quinte in questa orditura dantesca. Poi Francesco Petrarca, ovviamente Francesco Petrarca si chiama Francesco Petrarca in onore appunto di San Francesco d'Assisi, perché nell'Arezzo dei primi anni del 300 Francesco Petrarca nasce nel 1304. Il francescanesimo è una forza prorompente, ormai una forza urbana importante, per cui venire a patti con il francescanesimo non è un fatto di per sé esclusivamente religioso, ma anche un paradigma di vita ricco di ricadute sociali, politiche perfino, e anche linguistiche, come vedremo spero in questa puntata di oggi. Quindi veniamo alla Divina Commedia. San Francesco, professor Locai, morì nello stesso secolo in cui nacque Dante Alighieri, appunto, il 200. Qual è l'importanza del poverello di Assisi per il sommo poeta? Si può davvero parlare di una trama francescana? Indubbiamente sì. È non solo trama. Ci sono dei personaggi proprio francescani, tout court, a tutto tondo nella commedia, ma la cultura francescana comunque è a monte. Dante già a fine 200 dirà, in quei primi anni dopo la morte di Beatrice nel 90, 1290, che frequenta la cosiddetta scuola dei religiosi e dei filosofanti per due anni, un biennio, durante il quale avrebbe acquisito tutto quel bagaglio di conoscenze, di saperi, che avrebbe poi dispiegato nella commedia. Ovviamente questo non è possibile umanamente, ma nella Firenze di fine 200, quale poteva essere questa scuola dei religiosi, dei filosofanti? Tanto università non c'era. L'università più vicina in assoluto era Bologna, e poi dopo Bologna Parigi. Per cui, no, a Firenze, nella Firenze di fine 200, ci sono due possibilità. O si andava dai francescani, o si andava dai domenicani, i quali, sia primi sia secondi, chiaramente aprivano ogni tanto il proprio convento, rispettivamente i francescani a Santa Croce, i domenicani a Santa Maria Novella, oggi nei pressi della stazione ferroviaria, fra l'altro. La bellissima Santa Maria. Fra l'altro. E lì appunto ogni tanto aprivano le porte ai laici. E Dante poteva benissimo varcare la soglia sia di Santa Croce sia di Santa Maria Novella per acquisire conoscenza, quindi studiare. Per cui appunto il primo imprinting di tipo proto-universitario lui l'aveva avuto appunto presso i francescani e i domenicani. Poi, questo prima dell'esilio, dopo l'esilio, combinatogli nel 1302, nei primi anni dell'esilio durissimo,
Dante si ritrova a peregrinare a frusto, aggiungerei già quasi francescanamente, in una zona particolare. La zona appunto ad est di Firenze, a nord di Arezzo, una zona vasta, molto boscosa, che si chiama il Casentino. Il Casentino è importante per i nostri fini e anche per rintracciare la trama francescana, perché cosa succede nel cuore del Casentino? Cosa era successo, anzi, nel cuore del Casentino? Beh, c'è una traccia, c'è un elemento anche a Paradiso 11 che ce lo fa capire. La stigmatizzazione di San Francesco d'Assisi a Laverna. Laverna è il cuore esatto del Casentino, zona in cui Dante si ritrova appunto a frusto, a mendicare sua vita appunto, per citare il Sommo, nei primi anni fino al 1307-8-9. Sicuro. Zone in cui nascono per Dante due fiumi più importanti in assoluto, l'Arno ovviamente e anche il Tevere, nella Toscana storica, prima che Mussolini nei primi anni del ventennio appunto spostasse i confini. Per cui i due fiumi più importanti, sacri addirittura per Dante, non solo per Dante, l'Arno e il Tevere, il Falterone e Fumaiolo appunto, nascono in questa zona, al centro di questa zona, appunto c'è anche Camaldo lì per questo, c'è un altro capitolo veramente, ma c'è Laverna. Quindi il paradigma francescano poteva insegnare fisicamente in zona, fisicamente in questa zona, come appunto la mendicità, la povertà, spogliarsi o forzatamente o meno, spogliarsi dei propri averi. Nel 1302 Dante era stato esiliato e quindi appunto tutti i suoi, o quasi tutti i suoi beni confiscati, non ha nulla con sé, se non gli stracci che aveva addosso. Per cui una piena mendicità imposta dall'esilio, che Dante trova, come dire, quale forza quasi nobilitante sul modello di Francesco. C'è questa similitudine, se possiamo dire. Un parallelismo perfetto. Sì, esatto. Perfetto. Quindi chiaramente lui, come dire, ridefinisce questa propria mendicità in chiave francescana per nobilitarla. E funziona. Per cui il paradigma francescano, vissuto sulla propria pelle, è una forza fisicamente, politicamente, religiosamente prorompente che si fa poi poesia nella commedia. E quindi chiaramente questo paradigma, cioè, ossia la povertà, la chiesa povera, che quindi il veltro che in qualche modo riesca a imporre un'equità di base grazie anche magari a una condizione di povertà e quindi di nobiltà generalizzata. Chiaramente la mente va subito a Inferno 3, il canto degli ignavi, e quindi la menzione, anzi l'omissione, perché Celestino V non viene esplicitamente nominato, ma c'è una perifrasi: è colui che per viltade fece il gran rifiuto. Perché tirò in ballo Celestino V? Perché Celestino V, non che fosse francescano, non era francescano, ma questa sua, come dire, questo suo pauperismo, è un eremita, Pierri Morrone, che poi viene eletto col nome di Celestino V, importante perché appunto favorisce il francescanesimo. Siamo alla fine del 200. Viene fatto fuori, viene, come dire, indotto a dimettersi da un cardinale di cognome Caetani, che poi, guarda caso, diventerà lui stesso papa subito dopo, con il nome di Bonifacio VIII. E Bonifacio VIII, come ben sapete, cari telespettatori, è chiaramente la bête noire, la bestia nera dei francescani, prima e quindi di Dante poi. Per cui un modello di
vendicatore, di colui che riesca in qualche modo a raddrizzare le sorti e della Chiesa e dell'impero, in chiave o francescana, tout court, o comunque in questa direzione, è il tipo di veltro che Dante auspica possa arrivare appunto per trovare, per salvare il bel giardino dell'impero, ossia l'Italia. Chi sono i personaggi francescani nella commedia, professor Locai? Beh, allora, ce ne sono diversi, alcuni esplicitamente francescani, altri appunto di, come dire, di spirito francescano. Abbiamo appena menzionato Celestino V. Appunto. La prima anima che si soffermi a parlare con Dante Pellegrino è una donna di nome Francesca, Francesca da Rimini. L'abbiamo già nominata in altre puntate, in realtà. Se di pura invenzione si tratta, come potrebbe essere, allora perché scegliere proprio il nome Francesca per la prima anima, no, che parla effettivamente con Dante personaggio? Quindi già un dato importante. All'inizio della terza cantica, Paradiso, la prima donna, la prima anima che parla con Dante personaggio è di nuovo una francescana, anzi una francescana veramente francescana. Piccarda Donati nasce a Firenze nel nobile casato dei Donati, sorella di Forese, ma anche di Corso Donati, il acerrimo nemico di Dante, colui che appunto è in definitiva responsabile dell'esilio in Firenze. Una famiglia potentissima. Importantissima e potentissima. Esatto. Lei, figlia, spiritualmente parlando, figlia di Agnese d'Assisi. Agnese d'Assisi, la sorella carnale di Santa Chiara d'Assisi, era stata mandata a Firenze a fondare un convento a Monticelli. Siamo a sud, verso nella zona di Porto Romana, a Firenze oggi. E quindi appunto il primo, come dire, innesto del francescanesimo umbro a Firenze è in chiave muliebre, e Piccarda appunto è il risultato, la conseguenza di questo innesto francescano. Prima ho menzionato Santa Croce. Santa Croce appunto in chiave maschile, ovviamente, di tipo un insegnamento maschile, e Dante era stato, fra l'altro, anche sicuramente aveva assistito alla inaugurazione della facciata gotico internazionale, della facciata di questo ricchissimo insediamento, questa ricchissima chiesa appunto francescana. Quindi Francesca Piccarda. Abbiamo anche, non un personaggio, ma un elemento, un testo pienamente francescano, appunto innestato nella commedia. E qual è, secondo lei? Ecco, allora, una questo domanda. Questo testo è proprio il Cantico delle Creature. Esattamente. Il Cantico delle Creature, se la regia potesse andare avanti, forse magari abbiamo anche il testo, perché a Purgatorio 11, andiamo pure avanti, a Purgatorio 11 Dante si ritrova, avanti ancora, qui magari ci serviranno per dopo, avanti, eccoci qua. No, ancora, grazie, ancora questa Piccarda nel cielo della luna, questo sono io. La bellissima foto del grazie. Professore. Grazie, forse non c'è. Allora, comunque, a Purgatori 11, cosa fa Dante? Presenta una parafrasi del Pater Noster. Pater Noster che nei cieli stai,
eccetera, eccetera. E quindi, siccome appunto la traduzione di un testo di Vangeli, la traduzione non può essere effettuata se non da un chierico, quindi un uomo di chiesa, esplicitamente autorizzato. Perché, perché ciò? Perché la traduzione è interpretazione. E quindi chiaramente se non sei autorizzato a interpretare la Bibbia, chiaramente non lo puoi fare, non lo puoi fare. Quindi Dante non lo può fare, non può, come dire, tradurre in volgare il Padre Nostro. Quindi cosa fa? Lui ne fa una parafrasi tutta sua, che non è come la traduzione letterale, no? È del testo. Ma cosa fa poi? Siccome appunto siamo in una cornice importante nel Purgatorio, la cornice dei superbi, che cosa fa Dante? Arricchisce la propria parafrasi con elementi chiave tolti dal Cantico delle Creature di Francesco, di San Francesco. Quindi San Francesco ovviamente è, come dire, come se lo autorizzasse quasi. Esatto, brava, esatto. Quindi se, appunto, se Francesco... C'è il cantico. Quindi appunto cioè, usa il termine creatura, usa il termine laudato sia, no, come elemento anaforico usato appunto nel cantico, lo usa esplicitamente con cognizione di causa Dante, termine umile, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente inserisce in questa sua parafrasi del Padre Nostro, ovviamente, anche il cantico francescano per antonomasia, quello delle creature. Lei mi chiedeva di altri personaggi. Questa è un'illuminazione divina, davvero divina. Divina? No, la dantistica appunto lo sa ormai da decenni, ovviamente se ne è accorta, non è di questa, come dire, dell'ultima ora che lo si sa. Però ecco, io stesso nel mio piccolo mi sono, come dire, permesso di approfondire il discorso sulla parafrasi dantesca del Padre Nostro. E quindi anche l'effettivo apporto del cantico. Cantico che poi, a fine 200, veniva effettivamente cantato. Per cui, in una comprensione della commedia, quale concento musicale, già la liturgia latina ci aveva insegnato come cantare il Padre Nostro. Pater Noster, qui qui es in celis, eccetera. Però poi, nella mente di Dante, avrà comunque continuato a risuonare il canto del cantico delle creature, come effettivamente veniva cantato. Per cui c'è un misto qua, misto acustico-musicale. Benissimo. No? All'inizio di Purgatorio 11, attenzione, perché chiaramente i superbi che sono costretti a portare massi sulla spalla e quindi sono costretti a guardare appunto la terra, l'humus, da cui appunto umano, cioè la terra, il fango, e quindi sono costretti a cantare la parafrasi di Dante. Quindi chiaramente la parafrasi dantesca del Vangelo con elementi tratti dal Cantico delle Creature di San Francesco. Quale lezione di estrema umiltà per contrastare la superbia di queste anime purganti. Quindi sono proprio cose purganti. Proprio purganti. Poi, quindi Francesco appunto è una presenza umbratile già appunto a Purgatorio 11. Per non parlare ovviamente, ecco, se la regia potesse fermarsi qua, a Paradiso 11 e 12 abbiamo un dittico. Paradiso 11 è il canto dedicato esplicitamente a San Francesco d'Assisi, il 12 è dedicato esplicitamente a San Domenico. Allora, e poi che cosa, come avviene questo dittico? Perché l'undicesimo, il dodicesimo siamo nel cielo del sole,
vanno o andrebbero letti sempre insieme, perché chiaramente è una specie di acrostico. Abbiamo un esponente, in questo caso San Tommaso d'Aquino, domenicano, che tesse questo elogio di San Francesco e poi, come dire, condanna le malefatte in seno appunto al proprio ordine domenicano. Questo nell'undicesimo. Nel dodicesimo invece abbiamo San Bonaventura, già ministro generale dell'ordine francescano, quindi francescano egli stesso, che a sua volta tesse un elogio al fondatore del domenicanesimo, appunto San Domenico. Perfetto. Questo perché? Perché sin dai tempi dell'istituzione dei due ordini mendicanti, all'inizio del 200, entrambi gli ordini, per, come dire, contrastare questi attriti che già erano nati fra i due, specie a partire dalla regola, no? Di ambedue. Allora, i domenicani appunto cantavano le lodi letteralmente in chiesa il 4 ottobre, quindi il festum di San Francesco. Mentre i francescani l'8 agosto facevano altrettanto per San Domenico. E quindi Dante recupera questo fatto di, come dire, questo tentativo di riconciliazione. Ok? Riconciliazione. Prima o poi scriverò un articolo, forse un libro, sul paradiso dantesco, quale enorme, maestoso tentativo di riconciliazione, dell'esempio di come la riconciliazione fra parti così distinte in guerra, con questi attriti, possa veramente esistere. Quando vediamo appunto in questa scena qua, di Francesco e Domenico che si stringono la mano. Perché sono incontrati, si dice, addirittura a Perugia, giusto? Dicono, si dice, non sappiamo se è vero. Ferunt. è un esempio di riconciliazione. Perché, come ho detto, forse ho alluso prima, all'inizio del 300, l'epoca di Dante e di Francesco Petrarca, per questo, è un'epoca in cui i due ordini mendicanti non sono più mendicanti se non di nome. Formalmente rimangono mendicanti, questo senz'altro, ma di nome ormai, perché si stanno, come dire, contendendo gli spazi all'interno del tessuto urbano in città. Sono fenomeni ormai urbani, rispetto magari al grande monachesimo occidentale, cistercensi, benedettini e compagnia bella, che stanno fuori, che rimangono fuori, nelle proprie abbazie, queste mura possenti, no? Monte Cassino, eccetera, che non costituiva una città, no? Mentre i due ordini mendicanti sono fenomeni ormai urbani, cittadini, per cui gli attriti ci sono, perché appunto c'è questa contesa. E Dante cerca nel Paradiso di superare questi attriti, questa concorrenza fra i due. E non è facile, non è facile. Poi, per continuare, abbiamo detto che a Purgatorio 11 c'è, nella parafrasi dantesca del Padre Nostro, ci sono elementi tratti dal cantico, fra cui in primis ovviamente il tecnicismo francescano creatura, non solo appunto lasciamo stare un attimo laudato sia il tuo nome eccetera, ma creatura a Paradiso 33, un termine coniato da Dante appunto, abbiamo detto sempre, no? Che cosa? Quale? No, creatura? No, creatura no, creatura esiste. No. Ok, creatura esiste. Okay. Ho sbagliato. No, tranquilla. Rettifico. No, è questo è un mondo immenso. Rettifico. Un mondo immenso. Per cui chiaramente dove ti immergi bene.
E sei comunque destinato a sbagliare, perché chiaramente è un mondo stupendo, però mi è riferivo veramente... a sorella, un termine coniato da Dante. Ah, perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Creatura no. Allora, Paradiso 33, siamo appunto alla fine della commedia, guarda caso anche qui c'è un elemento tratto dal Cantico delle Creature. La guida non è più Beatrice, la guida è San Bernardo. Allora, San Bernardo è importantissimo come ultima guida, ovviamente, è perché Dante lo sceglie perché Bernardo aveva scritto, fra le altre cose, anche un trattato, De Diligendo Deo, ossia su come amare Dio. Un trattato che ti insegna ad amare Dio, no, per i nostri fini. È veramente splendido. Allora, quindi la preghiera alla Vergine, che apre prestigiosamente Paradiso 33, dovrebbe essere di area cistercense. San Bernardo. Vergine Madre, sentite questa serie di contrasti. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Quel creatura, questo tecnicismo, rimane francescano perché la Vergine Maria non è soltanto una cosa creata, un essere umano creato. Ecco appunto i nostri superbi della cornice del purgatorio che sono costretti a intonare questa lode, no? Di estrema umiltà, di ringraziamento al Signore, appunto la parafrasi dantesca infarcita appunto dei francescanismi, no? Questi termini francescani. Quindi anche la preghiera che San Bernardo intona alla Vergine Maria, che apre prestigiosamente Paradiso 33, è infarcita di elementi, o comunque un elemento, forse l'elemento chiave, principe, di ascendenza francescana. Per cui, da questo punto di vista, il francescanesimo come personaggi o per francescani conclamati, Piccarda, San Bonaventura, lo stesso Francesco esaltato a Paradiso 11 per l'appunto, o magari in limine potenzialmente, simbolicamente vicini, no, al pauperismo francescano, Celestino V per l'appunto, e lo stesso Veltro, che poi nascerà, si presuppone appunto, avrà umili origini, il Veltro, coloro che verranno appunto a rettificare, no, tutte le cose, tutte le malefatte, no? Per cui appunto c'è un francescanesimo umbratile, no? Importante, questo per non parlare... Domina nella Divina Commedia, possiamo dire questo, professore? Dominare è troppo, ma comunque c'è, perché chiaramente la commedia, e qui insisterei sul Paradiso, la commedia è un concorso di fattori. Il sapere di Dante è veramente enciclopedico, e quindi il concorso di fattori, di influenze, è anch'esso, come dire, poliedrico, sfaccettato, ma una delle sfaccettature, direi forse fra le principali, è proprio il francescanesimo, che fornisce linfa vitale, no? Come paradigma di vita, come abbiamo detto prima, appunto questa forzata mendicità, no? Di Dante Pellegrino, che va appunto a frusto, a bussare, no, presso le varie corti signorili dell'Italia centro settentrionale, cioè è importante. Quindi ecco, no, questo fortissimo e stringente parallelismo, professore, cioè tra Dante e San Francesco, per questo cioè, si vuole far nascere quasi Dante dopo San Francesco. Francesco aveva, ribadisco un concetto, come se Dante continuasse
avesse un compito quasi, no? Nel disegno divino dopo San Francesco, dopo la morte di San Francesco. Sì, sì, sì. Perché sì, San sì, Francesco sì, sì. muore nel 1226, Dante nasce nel 1265, giusto? Esatto. Quindi... Esatto, esatto, esatto. Io penso sempre appunto all'importanza del santo stigmatizzato, perché il fondatore del francescanesimo è un uomo, stando alla leggenda, è un uomo che porta le ferite del Cristo crocifisso nella propria carne. Per l'immaginario medievale questo è devastante. Cioè, è una forza veramente prorompente dal punto di vista religioso. Infatti, gli stessi domenicani saranno anche invidiosi, no, di questo fatto. Quindi Santa Caterina, chiaramente, guarda caso, eccetera, eccetera. Per cui, Dante stesso non sarà stigmatizzato, ovviamente, e non ne parlerà, punto, se non a proposito del terzo sigillo, a Paradiso 11, di Francesco. Il terzo sigillo chiaramente è l'impressione nella viva carne dei segni della crocifissione del Cristo. Ma non sul proprio corpo, Dante. Sarà Petrarca a farlo, sempre in modo, come dire, sottile, nella famosa ascesa al Monte Ventoso, solo qualche anno dopo, 1336, stando anche alla leggenda petrarchesca. Che appunto riuscirà appunto ad arrivare in vetta. Questo tutto appunto è allegoresi pura, no? Per cui però arriverà appunto in vetta Francesco Petrarca, ferito, cioè, fisicamente ferito, no? Ferito appunto dalle spine che aveva incontrato per via, in questa scalata inconsueta su per il pendio del Monte Ventoso in Provenza. Per cui, nell'immaginario medievale, l'uomo uomo stigmatizzato, Francesco, che sposa sulla Verna, nel Casentino, in Toscana, esatto, nella Toscana storica, dove proprio... nascono questi due fiumi importanti, la zona del primo periodo d'esilio di Dante, esatto, ecco, che comunque lascia letteralmente i propri segni, lascia i propri segni. E San Domenico, professore, viene trascurato da Dante o c'è un fil rouge anche domenicano nella commedia, nella Divina, che aggiunge Boccaccio, commedia, certo. Commedia, scusate. Certo. Allora. Perché Boccaccio che aggiunge la Divina, insomma, quindi... No? Sì, 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 sì. Se si giustamente possa... è la Divina. Certo, benissimo, a posteriori, ma se si possa o meno parlare di un fil rouge domenicano, senz'altro, ma, e mi costa dirlo, non in senso sempre positivo. E questo ce lo deve dire e spiegare molto chiaramente, allora, perché... Paucis verbis, ecco. Et simpliciter. Domenico non aveva bisogno di essere esaltato in realtà da Dante. Francesco sì. Perché ciò? Allora, se noi rileggiamo Paradiso 12, scopriamo come Dante, autore, insista moltissimo sulla prima parte. La prima parte di che parla? Parla dell'accettazione da parte di Domenico di guidare la Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione indetta da Innocenzo III. Dante ovviamente deve lodare, e loda, e fa lodare da San Bonaventura l'operato di Domenico, perché Domenico, appunto, il domenicanesimo è una forza prorompente, la scolastica con la S maiuscola, una forza
veramente diventa appunto le aule universitarie, nelle aule si respira aria domenicana più che francescana in realtà. L'Inquisizione comunque parte, come dire, guidata da Domenico e Dante non glielo perdona. C'è un verso, dice a proposito di Domenico, benigno agli amici, ai nemici invece crudo. Quell'aggettivo crudo, detto di Domenico da Dante, è veramente sferzante. Crudo è la base della crudeltà. Certamente. Per cui c'è questo fil rouge. Allora, qui vediamo, interessante, proprio qua, se la regia potesse fermarsi proprio lì. Sì, benissimo. Magari ci sono anche altre scene simili in cui si vede, allora qui si vede Guido da Montefeltro, siamo ad Inferno 28, perché vado a disturbare un altro personaggio, in questo caso infernale? Perché succede questo? Se la regia può andare avanti magari, no, avanti ancora, ancora, ok, perfetto, benissimo, ok, perfetto, anche qui, anche qui. Allora, sì, a Paradiso 10, no, torniamo indietro. Allora, a Inferno 28 vediamo Guido Montefeltro. Guido Montefeltro è un signore che ama far la guerra. È un condottiero, viene pagato, si occupa della Romagna per lo più, in Italia centrale. Si facevano all'epoca le guerre, no, si guerreggiava in maniera tuttora, molto facile. Le si fa in un'altra maniera più sottile, però non meno efferata. Mm. Beh, allora, Guido Montefeltro fa una cosa strana. A fine carriera si converte a che cosa? Diventa francescano. Francescano, mi ascolti bene, francescano. Solo che poi lui è, allora, Guido Montefeltro si trova a Inferno 27 per l'appunto. Domenicano, quindi. Insomma. Francescano, però c'è questo twist domenicano. Ok. Allora, e poi magari ci avvieremo verso la conclusione. C'è la crudeltà. No, è proprio questo, esatto, brava, crudo. Crudo. Crudo, Domenico crudo. Però poi succede una cosa, il pontefice, sempre il nostro amico Papa, appunto, che aveva spodestato Celestino V, quindi Bonifacio VIII, deve fare guerra ai colonnesi, alla famiglia dei Colonna, specie nella rocca di Palestrina, e quindi ingaggia Guido Montefeltro. Guido Montefeltro che fa? Dice, beh, io sono francescano, ormai ho già rinunciato, ho già calato le sarte, per cui cosa fa Bonifacio VIII? Dice, allora io ti assolvo preventivamente per qualsiasi cosa tu possa fare. E qui casca l'asino, Guido accetta. Lo sventurato disse di sì. Rispose. Allora, muore e viene seppellito in un convento. Quindi in Terra Santa. Allora, anche qui Dante è rivoluzionario, straordinario, perché chiaramente va a scardinare una credenza radicatissima, ossia che se tu vieni seppellito in Terra Santa, dunque tu sei comunque destinato, come dire, alla vita eterna. Tu sei già salvo. Che tu finisca in purgatorio o in paradiso rimane da stabilirsi, ma comunque se tu sei già salvo o potenzialmente salvo, no? Invece no. Nell'aldilà, nell'inferno, che succede? Anzi, prima ancora, il nostro condottiero, eccolo, si fermi qua, per favore. La regia, grazie, esatto, Leonardo. Benissimo. Si fermi proprio qua, benissimo. Allora, che succede?
arriva San Francesco a portarsi via un'anima francescana, perché Guido da Montefeltro è francescano. Quindi per l'eternità lui appunto vivrà appunto spiritualmente nel carisma francescano. Solo che poi arriva un diavoletto. E questo diavoletto, infatti, rileggiamo magari queste terzine dantesche che sono veramente sorprendenti da questo punto di vista. Francesco venne poi, come io fu morto, per me ma un di neri cherubini. Quindi ponete l'attenzione sul sintagma neri cherubini. Quindi arriva un nero cherubino, un diavoletto. Certamente, no? Un disse, nero. Non portar, non mi far torto. Eccetera, eccetera, andiamo verso la fine. Allora, che assolver non si può chi non si pente, perché c'è una contraddizione qui, ovviamente, lo dice questo loico. Tu non pensavi che un loico fossi, no? Dice l'ultimo verso, verso 123. Che vuol dire loico? Loico è in forma sincopata, un logico, ossia un esperto, un insegnante, un professore universitario di logica. Di logica. Quindi chiaramente io nero cherubino, io diavoletto, scopro, vedo, scorgo, no, nelle tue azioni, Guido, una contraddizione che fa sì che tu non possa essere salvato. E quindi chiaramente la vinco io questa battaglia. Francesco se ne va lasciando il campo a me, al nero cherubino. Allora, la domanda. Per forza di cosa? Per forza punto? Di cosa? Perché c'è una contraddizione che non lo consente. Benissimo. Allora, a me filologo, Rodney John Locke, a me filologo sorge il dubbio. Come mai Dante sceglie, perché la letteratura è scelta, no? Tu scegli di scrivere, di descrivere un termine, in questo caso un diavoletto, in un certo modo. E Dante scelse questo modo. Lo designa, lo colora, lo descrive come un nero cherubino. Esatto, cherubino. Che cherubino? Esatto. No? Allora, io ho messo qui a lato una terzina tratta da Paradiso 11, quindi il canto francescano per antonomasia. L'un fu tutto serafico in ardore, e si parla qui di San Francesco, l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. Allora, Dante fa un'operazione raffinatissima qua, perché sa che ci sta dimostrando di conoscere l'etimologia, il significato in ebraico, e questo lo sa grazie a San Girolamo, De nominibus ebraicis, sui nomi ebraici nella Bibbia, tutta la Bibbia, Antico, Nuovo Testamento, San Girolamo. Beh, dimostra di conoscere l'etimologia di questi due termini, serafico e cherubico. I serafim sono gli angeli del primo livello nella gerarchia angelica. I cherubini, sono del secondo ordine. Quindi appunto l'ordine francescano per, come dire, di conseguenza, sono, fra virgolette qui ovviamente, superiori dal punto di vista lessicale, etimologico, rispetto ai domenicani. Ma l'operazione dantesca non si ferma qua. Perché se dimostra, come dimostra a Paradiso 11, che cherubica luce significa splendore, ci dimostra anche che lo stesso termine cherubino si riferisce implicitamente ai domenicani. Ai domenicani, del secondo ordine. Per cui, domanda, come interpretare? La dantistica qui non si è mai espressa. Incredibile. Non si è mai espressa. Per cui, però è di secondo ordine, anche perché nero cherubino. È anche nero, perché i domenicani sono neri. Però è nero cherubino. Esatto, esatto. Quindi, per cui chiaramente, allora, a me sorge il dubbio che qui non si tratti di una specie di sfottò, di presa in giro, di difficoltà da parte di Dante, che torna a dire
Però gli mette questa macchia nera. Esatto, sta, alla più brutta nera. Sta giocando con l'etimologia che definisce l'ordine domenicano. Poi l'ultimissima cosa, poi magari mi fermo qua. Allora, se è vero come è vero che a Paradiso 11 si parla a lungo di San Francesco e del Paradiso 12 si parla a lungo di San Domenico, San Francesco poi lo ritroveremo fisicamente, se si può dire fisicamente in Paradiso, a Paradiso 32, assiso, quindi seduto accanto ai santi Benedetto e Agostino, dirimpetto alla Vergine Maria per l'eternità. Sono questi tre santi scelti da Dante per godere di questa visione. Quindi San Francesco, San Benedetto e Sant'Agostino. Quindi noi sappiamo, noi lettori della commedia, sappiamo benissimo dove è collocato per l'eternità Francesco. Abbiamo visto prima che linguisticamente anche San Bernardo inserisce, e Dante ovviamente poeta che inserisce, che farcisce poi, no, la preghiera di Bernardo alla Vergine Maria di questo tecnicismo francescano creatura. La domanda. Ma San Domenico? San Domenico. Dove sta? Dov'è? Dove viene collocato? Non se ne parla più. Svanisce nella macchia. Per cui sarà appunto in quella rosa di beati come tanti altri. Ma non se ne parla, Dante anche qui è scelta. Quindi Dante sceglie di non parlarne più. A noi le conclusioni, quindi, professore. Per cui chiedo, le conclusioni le abbiamo già delineate in realtà. Quindi chiaramente di trama francescana, allora evidentemente Dante predilige Francesco. È chiaro, anche perché chi guida la Santa Inquisizione non è San Francesco, ma San Domenico, abbiamo detto. Giusto, ossia Innocenzo III affida l'Inquisizione a San Domenico, però badi bene, perché già... Però lui lo accetta. Sì, e lo sventurato rispose. Lo sventurato lo accetta. Per non disturbare sempre la Monaca di Monza. Badi bene... Jacopone da Todi, contemporaneo di Dante, ce l'ha morti con i suoi stessi confratelli francescani, anche per questi stessi motivi in realtà. A metà 200, quindi Francesco morto da 25 anni, a guida dell'Inquisizione non ci sono più i domenicani, sono i francescani. Cioè, l'insegnamento universitario, la Sorbona, no? La Sorbona a Parigi è a guida francescana. Oxford è a guida francescana, quindi chiaramente ai tempi di Petrarca già si sono fondate ben due università francescane, no? Montpellier e Lisbona, per cui in Portogallo, per cui sono con queste contraddizioni con come dire, lo spirito originario del carisma francescano che comunque colorano i tempi in cui sta scrivendo Dante. Però Dante comunque si rifà questa idea di purezza evangelica delle origini francescane, quando appunto Francesco, anzi, l'ordine non era ancora stato istituito, perché viene istituito con l'approvazione della regola nel 23, 1223, per cui per i primi 15 anni, grosso modo, 12-15 anni, il primitivo movimento penitenziale, di cui faceva parte pur in Stabilitate Chiara, Agnese e Compagnia Bella, quindi anche il ramo femminile, comunque costituiscono appunto gli anni eroici. E quindi Dante si rifà a quegli anni là, a quel modello là, modello che in definitiva produrrà sia la stigmatizzazione, quindi appunto l'approvazione da parte del Signore, sia il cantico. E quindi a Dante, poeta, linguista, il fatto del cantico delle creature, quale, come dire, simbolo linguisticamente, come dire, potente, potentissimo, di umiltà, di mendicità nobile, non poteva sfuggire. Per cui francescanesimo, la trama francescana,
e prima o poi scriverò anche quest'altro libro, appunto, la lingua del paradiso forgiata anche in chiave francescana, magari ne parleremo un'altra volta. Però è il francescanesimo come forza motrice, o una delle forze motrici, no, di Dante, creatore, no, di questo dono, di questa cattedrale gotica che è appunto la commedia. Professore, grazie per questa lezione davvero magistrale, grazie. Si conclude così la nostra puntata odierna e alla prossima ovviamente con professor Rodney Lockey e con trame dantesche, non mancate. Grazie. Il programma è presentato da Negozio Mai, abbigliamento nel cuore del centro storico di Perugia. Da 20 anni facciamo dell'attenzione alle vostre esigenze il nostro tratto distintivo. Vi consigliamo nella scelta dell'abbigliamento per le vostre occasioni speciali o per il vostro quotidiano. Da Maia potete trovare abiti fino alla taglia 46, borse, collant ed accessori per completare i vostri outfit. Ci trovi in piazza Matteotti 42, nel centro storico di Perugia. Potete seguirci sulle pagine Facebook Maia Abbigliamento Perugia e Instagram Maia Perugia. Il capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare o quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì
prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna, un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. I capelli sono uno degli elementi del nostro corpo con cui comunichiamo di più. Il colore poi è il tema d'eccellenza, ma agenti chimici aggressivi spesso rovinano il capello e creano sensibilizzazioni cutanee. Per questo naturalmente crea due soluzioni di colorazione. Tone Color è la nostra colorazione vegetale. La sua caratteristica è di essere composto da olio di jojoba, olio di ricino, oli essenziali di arancio, acido oleico ed è privo di sostanze petrolchimiche. Non abbiamo nickel né parabeni, in quanto l'olio è un grandissimo conservante di esso. Ora vi racconto del trattamento Color Plant Flower. Stiamo parlando di piante, foglie, radici essiccate e micronizzate, le quali vengono attivate semplicemente con dell'acqua calda ed il succo di agrumi. Il trattamento di colorazione Color Plant Flower è realmente una colorazione 100% biologica. Le caratteristiche di questi due trattamenti che maggiormente stupiscono sono quello di essere anallergici e ricostruttori del capello. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e scienza, la soluzione per la nostra bellezza.